Un saluto e bentrovati insieme oltre il 2000. Oggi parliamo di salute, di sport, di anche solidarietà e di attività sociali con il Soroptimist International Club di Belluno Feltre, qui rappresentato dall'attuale presidente Maria Grazia Passuello. Grazie per essere qui. E Grazie a voi. anche da Daniela Signori, già direttore laboratorio analisi dell'ospedale di Feltre e past president. Un saluto a lei. Grazie, buongiorno. Partiamo dunque parlando del Soroptimist. È un club, ci dice presidente un po' di storia, che addirittura risale a un secolo fa e in un posto Esattamente. molto lontano da Sì, qui. sì, sì, sì. Più di un secolo fa, 1921, ad Auckland, grazie a un gruppo di donne sicuramente lungimiranti, sicuramente con idee innovative, si sono riunite, hanno discusso, hanno valutato i principi fondanti di questo gruppo e sollecitate anche da una situazione di particolarità, c'era una foresta che era messa in discussione proprio per via del progresso, sarebbe stata sacrificata, una foresta di sequoie, sequoie giganti. Colsero questo input e fondarono questo gruppo che si occupa quindi di diritti umani principalmente, ma anche di sostenibilità ambientale, ma anche di salute, di sviluppare l'empowerment femminile, quindi più rivolto verso le donne, ma anche verso tutti, verso i deboli, verso i meno fortunati. Ebbe successo e si propagò, erano gli anni appunto degli gli anni 20, gli anni 30, si propagò sicuramente nel mondo anglosassone e poi anche in Italia. In Italia oggi abbiamo 173 club con un totale di circa 55 5.500 soci, mentre siamo presenti un po' in tutto il mondo con 132 paesi aderenti e un totale di 75.000 soci. Quindi è una rete globale questa di solidarietà, di relazioni che cercano appunto di promuovere i diritti sociali per tutti, di promuovere l'empowerment femminile principalmente, ma anche di costituire comunità pacifiche, di costituire comunità che lavorano per il bene comune, per diffondere principi di pace e di solidarietà. Veniamo alla sezione bellunese, ci Sì. può fare così anche qua un po' di storia, quali sono le vostre principali attività? Sì. Sì, la sezione bellunese ha compiuto lo scorso anno 40 anni, quindi abbiamo festeggiato con una mostra in rapporto anche con un gruppo Soroptimist del lussemburghese, proprio perché una socia partita da Belluno ha poi aderito al club, una artista. E quindi sono stati 40 anni di grande attività, 40 anni che via via le presidenti hanno sviluppato secondo i principi fondamentali, appunto, di solidarietà, di socialità. Questa eredità la colgo con molto piacere e cercando di portare avanti ancora quelle che sono le iniziative. Quindi per il biennio che è iniziato per me nel gennaio 23 e si completerà nel dicembre 24, saranno presenti iniziative che riguardano appunto i diritti della donna, i diritti alla salute, i diritti verso persone più deboli. L'educazione principalmente, ecco, abbiamo in mente una collaborazione con altre associazioni sul bullismo e sul cyberbullismo, convinti che l'educazione e la formazione, soprattutto di giovani generazioni, nei confronti degli altri, nei confronti del rispetto della persona, sia fondamentale per crescere cittadini del domani. Ecco, quindi varie iniziative che possono anche spaziare con quelli che sono gli input che ci vengono dal nazionale. Sicuramente una iniziativa pregevole, La città che vorrei, si basa su un protocollo d'intesa che c'è stato con l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Quindi, all'interno dei consigli comunali, all'interno delle giunte, saremo anche invitate per discutere su una città più
più a misura di donna, che sia una città attrattiva, sicura, sostenibile. Abbiamo un bel progetto che verrà presentato, che verrà sviluppato, presentato speriamo a breve, proprio sul progetto sulla città per i disabili, ecco, per questi aspetti di fruizione della città per i meno fortunati. Ha citato le giovani generazioni, come diciamo, sì. Oggetto delle vostre attività, spesso sono anche soggetti, voglio dire, all'interno del vostro club. Qual è l'età, diciamo? Beh, l'età media è un'età un po' così, diversamente giovane, diciamo. Ma perché? Perché sono club molto dinamici, molto attivi. E quindi io capisco che chi ha un'attività, quindi giovane donne impegnate nel lavoro, nella carriera, impegnate nella famiglia, poi spesso impegnate appunto con i figli o anche sappiamo come le donne siano impegnate anche con la cura degli anziani, il tempo poi per dedicarsi ad altre attività non è mai così tanto, ecco. Quindi sì, abbiamo diverse età, abbiamo alcune giovani sui 30 anni, poi una bella fascia sui 40-50 e poi anche oltre i 50. Lo dicevo appunto per così incontrare il tema del futuro, quindi secondo lei continuerà per a lungo tempo, diciamo, l'esistenza di questo club, le attività, perché naturalmente il futuro si sa in mano ai giovani. Certo, sicuramente, guardi, il potenziamento proprio di queste di questi principi che noi vogliamo fare è dato attraverso anche degli input che ci vengono dal nazionale. Guardi, adesso ho una serie di iniziative online, quindi sono dei webinar fatti proprio dalla nostra presidente, che tra l'altro viene da Quadri IBM, quindi con una grossa formazione sulle nuove tecnologie, ha messo, diciamo, in piedi una serie di incontri che parlano di futuro, che parlano di approccio al lavoro per quelle che sono le nuove generazioni, che parlano di strumenti che vengono utilizzati, strumenti tecnologici che vengono utilizzati proprio per chi affronta, giovani generazioni, per chi affronta il lavoro e può quindi utilizzare il lavoro a distanza e tutte quelle tecnologie oggi a disposizione per poter anche barcamenarsi su tutti quelli che sono gli impegni che di solito una donna fa, multitasking. Ma per diffondere il vostro messaggio usate anche una vecchia, diciamo, ma intramontabile, secondo me, tecnologia, sì, che è il giornale. Sì. Ci parla un po' di questa pubblicazione, la faccio anche vedere un numero. Giovanna Guercio è la nostra presidente, come dicevo, dirigente IBM. È cartaceo, ma è anche online, ovviamente. Manteniamo questo doppio binario. Quindi viene istituito alle socie oppure si trova? Sì, viene istituito alle socie e viene c'è la possibilità di leggerlo online. Ok. Veniamo al un po' il clou del nostro incontro, che è la presentazione di un evento in due parti, se non erro, previsto per il 12 aprile e il 16 aprile. Iniziamo con il 12 aprile, l'evento si chiama Camminata del Cuore, che è una pedonata per le vie della città, alla quale però viene unita anche una parte, diciamo, di formazione formativa sul tema della salute. Signori, ci parla un po' così di questo evento del 12 aprile, quando si farà, quali sono i temi? Sì, mercoledì 12 aprile alle ore 17:30 presso la sala convegni dell'ospedale San Martino di Belluno si terrà una conferenza che ha come motivazione e come impegno illustrare degli aspetti sia sanitari che di comportamento in modo da favorire un mantenimento della salute, favorire un invecchiamento sano, vigile e attivo. E i temi che verranno affrontati sono brevemente questi: mantenere un cuore efficiente, a combattere le fragilità delle ossa, curare un'alimentazione sana, fare più movimento.
Su questi quattro temi si cimenteranno nel illustrarli e nell'approfondirli quattro relatori, il cardiologo Alessandro De Leo, primario dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'ospedale di Belluno, la geriatra Rita Occhipinti, responsabile dell'ambulatorio dell'osteoporosi, sempre dell'ospedale di Belluno, la biologa nutrizionista Deborah Menichetti e l'allenatrice personal trainer Nicole De Salvador. Questo incontro è rivolto a tutta la popolazione, ma vorrei sottolineare, sia i più giovani che i meno giovani, sottolineare l'importanza della partecipazione di giovani a incontri che diano delle informazioni su come mantenere in efficienza, in salute il proprio corpo, perché questo permetterà anche nelle età più avanzate di vivere bene e serenamente. Quindi il mio augurio è che ci sia una partecipazione il più larga possibile e soprattutto anche di molti giovani. Quindi ricordiamo allora l'appuntamento, dove e l'ora? Allora l'appuntamento è all'ospedale San Martino di Belluno, la sala convegni, mercoledì alle 17.30 per questo incontro divulgativo e di approfondimento su temi che riguardano la salute ma anche il ben e il buon invecchiamento. E anche un occhio, mi pare di capire, alla prevenzione, prevenzione che verrà fatta anche in senso, come dire, fisico oltre che teorico, con una camminata di circa 8.000 passi, mi ricordo, sì, dal sì, servizio che ho confezionato, sì, che sono circa quelli che sono richiesti, sì, giornalmente per tenersi in salute. Parliamo, sì, dunque di questa pedonata di domenica 16 aprile. Appuntamento, sì, dove? Quale sarà il percorso? Sì. Insomma, ci allora, spiega un po'. Domenica 16 aprile alle ore 10 la partenza, quindi dalle 9 in poi è consentita l'iscrizione. Richiediamo un contributo di 5 euro, mentre i ragazzi, i bambini sotto i 12 anni sono gratuiti. E la partenza sarà presso il parco di San Lorenzo, nei pressi di laterale Brigata Marche, via Brigata Marche, praticamente dietro l'ospedale, presso la via San Lorenzo, nota credo un po' a tutti i bellunesi. Sarà un percorso di 5 chilometri, un percorso che si snoda principalmente nella zona di Mussoi, di Belluno, e ci consentirà di visitare due parchi che non sono molto conosciuti, principalmente uno, il parco di Villa Morassuti, che è privato, quindi grazie alla concessione dei proprietari verrà aperto e ci sarà l'attraversamento di questo parco. Poi verso si prosegue verso Fisterre per entrare nel parco Villa Clizia, anche questo un parco, un polmone verde vorrei definirlo, della città di Belluno, non sempre così noto a tutti i bellunesi, che ha delle particolarità sicuramente che apprezzeremo anche per la stagione primaverile. In particolare è stato oggetto da parte del Soro Optimist di un ripristino a seguito della tempesta Vaia, che aveva dilavato la parte dell'ingresso di via Travazzoi, quello diciamo l'ingresso nord. Abbiamo, grazie al fondo per le calamità naturali, fondo nazionale per le calamità naturali, ci è stato donato un contributo che con l'aiuto del Comune di Belluno e dell'Unione Montana è stato utilizzato per il ripristino appunto di questo ingresso, per il ripristino dei vialetti e un muro di contenimento, un muretto di contenimento e della messa a dimora di alcune piante che erano state danneggiate. Ecco, quindi potremo rivedere questi lavori e godere di un veramente di un ambiente particolarmente salubre e stimolante. Fare del bene quindi a se stessi, fare del bene però anche agli altri, dato che il ricavato, sì, verrà devoluto, sì, a sostegno di un'attività, sì, molto importante. Sì.
La solidarietà, ecco, è uno degli aspetti sicuramente fondanti del nostro club e quest'anno abbiamo scelto di aiutare i volontari del servizio della Farmacia dell'Immacolata, un'associazione che ha sede a San Gervasio, che si occupa di famiglie bisognose. Sappiamo che i numeri purtroppo in questi ultimi periodi aumentano sempre. Famiglie, come ci dicevano i responsabili di questa associazione, non solo che aumentano, ma che sono principalmente rappresentate da donne, quindi da donne sole, da donne con figli a carico, a volte vedove, a volte separate, a volte vittime di violenza. Ecco, quindi il ricavato sarà devoluto in parte a questa associazione. Quindi un evento molto importante, abbiamo capito, la popolazione è invitata naturalmente a partecipare. Noi però abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, siamo stati a parlare di questa attività e delle attività in generale del Sor Optimist International Club di Belluno e Feltre. Grazie a Maria Grazia e Daniela per grazie la loro a voi. Testimonianza. Grazie a, te, grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.